Protocollo per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato è stato firmato questa mattina a Palazzo Donini a Perugia dalle istituzioni regionali, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, le direzioni regionali di INPS e INAIL, l'ARPA Umbria, i sindacati e le associazioni di categoria. Prevista la nascita di una cabina di regia che si occuperà di adottare una strategia regionale per lo sviluppo di un'agricoltura di qualità rispettosa della dignità dei propri lavoratori. Attraverso dei report che saranno effettuati periodicamente saremo in condizioni anche di poter poi nell'azione della nostra regione a livello di bandi regionali poter premiare quelle aziende virtuose che tutelano i lavoratori e dal punto di vista economico e della sicurezza sul lavoro. Secondo il prefetto di Perugia, Armando Gradone, quello agricolo è un ambito che presenta diversi fattori di rischio, come la stagionalità della manodopera impiegata e la difficoltà di raggiungere i luoghi di lavoro. Proprio su questi aspetti può far leva il fenomeno del caporalato. Vogliamo che l'Umbria, l'agricoltura umbra, sia anche il luogo dove testimoniare un'attenzione alla qualità del lavoro, a una cultura della legalità, e quindi questo protocollo d'intesa si prefigge il compito di mettere in campo tutte quelle azioni di prevenzione. Grazie a Dio possiamo parlare di prevenzione perché in Umbria abbiamo una situazione piuttosto buona da questo punto di vista, quindi fenomeni come il caporalato sono alquanto episodici e marginali. Entro il 20 settembre si procederà alla prima convocazione della cabina di regia.